Grande, grande. Da fuori c'è un taglierino. Ci ha messo maglietta lì. No? Col caschetto. Fino cadono i cupi delle case sulla testa. Grande, io il taglierino. La croce, la croce. E il tigro è quello dell'Inter? No, ci arrivo qua fatto. Tieni qua allora. Sì. Fatto una loro fatta per i poveri. Eh? I poveri partiti. Sì, grazie. Fatto un lavoro. Sì, via. 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 Con quello che è il corso. Guarda che bello, ciò. I mutande. Anche a me. Ah, beh, sì. Guarda che roba seria. Fai un video ai papiri, fai un video ai papiri. Sì, a Fiat. Ma non sta a dire che cosa. Cosa? Ehi, ehi, ehi. Vabbè, ti do porti a casa, adesso no. Ma guarda come si impegna, guarda, mai visti lavorare così, eh? Guarda l'Italia che bene che andrebbe se tutti lavorassero così, eh? Io sto qua tutto lì per tenere il piacere che non vogliamo fare un chico, cosa? Si mette un po' di scuola. Dammi, cosa capisco? Dammi qua, caro. Oh, che costa il vestito? Nudo! Che bello! Tunnel! No, cosa? Manca! Niente tunnel però! Briga, dai! Mettiti la maglietta! Però la maglietta te la concediamo! Ecco, dai, così! Ciao, mi la stare distante, minimo 10 metri. Se prendi la scala, sì. No, non la devi chiudere. Finché era nudo, doveva nudo. Però ormai togli la maglia, va. È troppo tardi. Va
pantaloni. No, le facciamo sto tutto, cioè, dopo non siete qui. Ma togliti i pantaloni. Togliti. Vai, vai. E anche se cambi i pantaloni. Wow! Non rovinarli! Sono nuovo! Piero sorpresa! Sei bravo di Piero Luna! Guarda che bene! Vai! Che bel lavoro! Che stile sexy! E brecchia! No, braghe basse! Fai fate moda a draghi a quarta! Prova a tossire. Hai sete, Andrea? Anche il camaiotto, papi? Visito. Dai la cintura che te che cazzo dai. Vedi la susta. Dai, metti la cintura. La cintura. Sì, ma... No, no, te la metti, non mi avvicino a certe cose. L'hai scritto tu, L'hai scritto tu. L'hai scritto? Il Fermi è una merda. Era un paio di anni che non l'avevo visto. Non c'è questo dubbio. Adesso no, mi sa che si spoglia nudo per fare... Hai sorridi, poi li prendi. Sì, guarda che io... Sì, però adesso, che prima di io! Ci vedrà ancora la cintura. Lui è Madonna. Largamente. E allora questo lo mettiamo dopo, prima fate... Ah, hai queste, una sì, dopo il tunnel magari, no? No, no. No, con... Posso vai. Posarla per terra? Sì, vai, non è che si sporca. No. Freddo. Noi. Dove? Qua? Cosa? Adesso te ti scaldi. Ehi, c'è freddo! E cosa hai da fare? Te te vesti, prendi te il giuffo! No, ma il giuffo! Silvia! Nonna, tunnel! 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 Dai, vabbè, io passo. Uno alla fine. Ma prima di fine che ci sta? Perché mi sono andato questo? Beh dai, potremmo andare così fuori. Chiudi. Sì, ma un po' sproporzionato, se è salvato che mi viene da passare. Pronti? 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 Prendi, no! È corta sta tunnel, vi pronti? Vado! Su youtuber! Vai! Dai, ma... Oh ragazzi, energia! Più forte! Aspetta un attimo, che fa più staccati, così è più lungo e soffre di più. Più staccati, cazzo! Mi metto anch'io. Vai. Dai, si va a brincare. Sei caldo? Sei scaldato un po'. Madonna. Va bene. Ho coperto altri. Ho coperto il pavetto. Basta, siete contenti? Sufficiente. Madonna. Un altro giro se lo vuoi fare. Guarda che spia Andrea, sta già spiando come leggere. Tira, che babbo.
questa è la nostra serata dei papiri. Sai che fatica abbiamo finito? Tutta la fatica che abbiamo fatto bene. Non fare il papiro, bere e dire. Beh, il papiro è venuto fuori così. Il papiro è venuto fuori in omaggio. Chiedi a Piero. Piero, che numero è detto? Che numero hai di piede? 40. Sì, 40. 41. Boia. E tagliamo a punta. Tagliamo a punta. Boia. Così, vai, vai. No, dopo Piero. Magari mettiamo uno. Fai una bella foto, vai. Stai da Dio, Andrea. Stai da Dio. Numero uno. E sono contrabbasso. Metti la camicia dentro i braghe, si vede assusta. Stile particolare. Il suo braghe però. No, si giacuzzi. Questa è il tassone. E tagliamo. Dai. Dai. Madonna, se dura. Mamma mia, proprio. Fotoscarpe da campiario! Tequila! Abbiamo un papiro! Dennis, c'hai un papiretto? Un papirino! Quanti ne hai fatti? No, io uno. Che ha scelto le foto? No, no, no. Però so che non... Questa se ne è buona, non lo so. Beh, ma non può stare in piedi così, ma il tagliare è verde del rio. E della salata? Dai, Andrea! Dai! Scocciagliela la mano! No, sì, dai, ti vogliamo! Cos'è quella roba, Andrea? Ma che lo tocchiamo da così? Non ci serve che l'abbiano chiuso. È gasolio agricolo. È tipo spritz. No, bevi un altro goccio, va. Che mano butto? Fanno cavallo? Dopo è tutto. È ancora so. Sarà spritz. Io devo essere arrivato a quelle parti. Andiamo a nuovo onde. Magari è tutto. C'è l'altro, se no, prova a vedere. Ciao Reni! Bravi! Chi l'ha fatto? Non è stato salvato. Oggi 16 ottobre 2013, Andrea Rossi è dottore magistrale in ingegneria civile, curriculum vitae. Numero uno! Bravo! Bravo! Via lettera! Ieri era una fredda notte nebbiosa, quando tra una palpare e una cocadina, Seve si diventò nella selva pelosa.
La Sicilia prometteva bene e Arina si drizzò subito al pene. E per la seconda volta, quando si accoppiò con Dio... Beh, hai sbagliato! Ricomincia da capo. Vai, nacque un porco. No, rileggi bene. Per la seconda volta, quando si accoppiò con Dio, nacque un porco. Cinetta. Amorosa. Andrea, gli era il suo nome. Grazie, sì. Andrea, gli era il suo nome. E adesso vi contiamo una storia di questo coglione. Za, va bene Za o come no, volete? No, no, Za. Za. Bevi, signor Rubigotto. Ma che facile Za. Ma perché l'apri e la chiudi la bottiglia? Non uscite qualche germe? Allora, Za da piccolo gli era demoniato ed è a madre superiora e ogamandà. Parmanina con Marco lesio tendavi, ma merenda te che... No, che baruffavi. Bevi! Bevi! Ma la pizza non era... No, sì, caro. Sembra la... Sì, sì, cioè, secondo si mette. Guarda che c'è anche l'altra parte. Fermo! Vai, leggi! Dopo un chiasso arriva anche a Federico, perché finiva di fare il fico. E ora te si dà al pattinaggio per diventare un personaggio. Se le mora ti voleva ingaggiare perché il Broly ti ha visto sfoggiare. E ingaggiare. Guarda che salta righe. E il condominio Birian, chiama comunque, Devi stesso. Bevi. Chiara tu dimora. Col canceo, perché prova a farlo fuori. Elementari e medie le passate in convento e le via scuola tutto contento. Ti dicevano che le figlie di Maria sono le prime a darla via. In realtà sei rimasto deluso perché con l'Oseo non te ne accattai il giuso. Basta suora hai decretato, al fermi sei sfuccato. Già dal primo anno il latino ti ha ostacolato e tra le tette di una compagna ti sei fiondato. Ciao compagna? Noi non avevamo messo nomi, però. Wow! Ehi! Bevi! Ma che sei tre? Quando si è perso la riga? E Andrea, come mai che la bibita è sempre a... non la cara mai? Osorbo? Osorbomi! No, fermi, dove... ha scattato il buso. Due massa... Sei fiondato. Scompare il bello, deve comprare il motorato, ma poco dopo, arrivare invitato addosso dei flotti, e nel paletti ti sei schiantato. A casa della nonna ti hanno trasferito perché il ferro si è... Basta. Anche a ti, perché mi hai detto anche a ti una volta, Con Ilaria hai cercato di sollevarti l'umore ed il tuo palo ha gustato il soccorso. Un altro mezzo volevi dotarti e del CDR 125 hai dovuto accontentarti. Sulla cresta dell'onda volevi tornare, ma il CDR faceva proprio cagare. Non è vero, era bellissimo il mio CDR. Cazzo ridi. Media, via. Ok, in sella CBR ti sentivi un campione. Quella prima volta che hai fatto la figura del conto. Negli anni ti andavi in paio di discoteche e sei per questo che ora ti cercati a Enoteche. La stalla era la tua meta. Come stai? Sei caldo? Allora, se ho detto io. Dai che mi tossi. Che si vede dopo. Allora, la stalla era la tua meta preferita e ha tante vacche e infilato due dita. Luca Morris hai visto mettere i dischi, l'ha imitato e spendo solo fischi, confermo. Il tuo forte erano le autogestioni. Chiusi in cesto ti guardavi i baroni. Insieme al collega ovviamente. Una fiscio e merda ti hanno beccato, era il gruppo cesto ti hanno proclamato. Che verità comunque. Andiamo a precisare. Bevi! Ah, beh, lì io ovviamente. Questo sterone iniziava a girare. Jeffrey, Cindy e Valentina si hanno fatto solo una spettina. Devo pozzare i biscotti, ma esega tutto e fermarlo. Bevi! Bevi!
è sceso in strada infogliato e da Silvia si è stato fulminato, azzeccato dall'amore, dall'odore, si vera e distrutto con onore. Il latino che ieri conta niente, perché quello della Ferrara che avevi in mente. Come e a coi del muso. Un po' di immaginazione, no? Come a quella del musso degli arindrio, nel caso la rima orco caro. Ma cosa l'ha scritto? Leggi bene! Leggi bene! Orco zio! No, leggi bene! Loro. Ti vogliono. Passi. Liga 68 posso andare. Dopo. Invece di per questa in strada l'hai lasciata e un'altra ne è caricata. All'autogestione dietro alla lavagna hai trovato Nicole faccia la cagna. Io non l'ho detto. Lo sguardo di Bruce mi ha detto tutto. In prato pascolare l'hai portata e nelle mutandine l'hai tinteggiata. Ma io mi sono un pelo fresco grande. Sei stufato, nell'usato sicuro ti sei lanciato. Se non me la Giorgia. Boia. Mi fanta tu! Ah, che schifo! Vero? Sono una Giorgia, adesso andiamo in giro. No, scrivi Renato, scrivi tutti i video come sono. Sì, no. Sì, ma ci sono anche i nostri. No, ho messo come le orchestre. Metti sti qua. E questi li metto, questi. Cioè, ho detto io sempre dal permesso. All'ombra del Big Ben non stavi di scopparla. Infatti. Cazzo. Sei un gran messaggio strafigo che mi ha girato Alberto. Quello, della, quello del Veneto. Gliel'hai mandato? Che mi ha mandato lui. Scusate, ok. Bevi! Cosa? Bevi, pomodoro? Ma tu di più. Ma che dopo fai il cavallo con quello che avanti? Perché mi hai sfruttato? Se sei messo in letto ti tirava a cigolare e mi speravi che non potessi. Quasi da 20 di quell'anno è stato un assedio, tanto che si è dato la RAM dal cervello. Bevi, che cos'è? La RAM era Rossi Andrea, Alberto Mantegazza e Marco Rossi, era tipo l'acronimo di questi tre nomi. Che se si deve fare festizzole andate benissimo. Bevi lo stesso. Ciao, bagna un po'. Comunque, il ricordo della festa, bevi. Dai, dai. Ma che porcheria! Questo è i funghi e i fasoi! No, 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 i fasoi mi piacciono! Casi magna! Bevi, bevi! Bevi, bevi! Cielo verde, sigabondo, parco iris, perché bevuo come un barbone. Perché sarà l'anno è stato depressa, ma tette si ridotto, una bevi! 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 Era tette comunque, era giusto. Alla fine dell'estate di Giorgia ti sei stancato, alla festa di Bano con Silvia si è riprovato. La voglia di bere era più forte e in bagno è sboccato fino alla morte. Sorseggia bevendo. Sorseggia bevendo. Vai tu, ma tu. Dall'Ele Mora si è stato scaricato e al gioco del calcio ti sei dato. E l'attività no, no, ma sentio, se a squadra del padre Pio, tutti i ruoi che ha fatto girare, te che ha fatto girare. Ma è stesso Damit che si deve combinare. Perché ti ho visto girare? Bevi Andrea, hai fatto una pausa, non va bene. Esatto, è perché se mi hai scritto pausa. No. Però un complimento che mo da fare. Ma beh, a moto che sei riuscito a comprare. No, 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 hai fatto no, due errori no, 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 in un colpo solo. Bevi, bevi. Davanti.
Che gusto! Succoso! Però, oddio! Però un complimento, abbiamo da parte, ne abbiamo 8 che si riuscì a comprarte. Non c'è scritto comprarti. Bevi! Comparte! Cromparte! Sti cazzi! Capite perché mettevo il tappo? Allora, ci saranno 4.500 pezzi. Aspetta, che mi sono perso. Ah, eccolo qua. Un bel ninja, perché è questo, perché è sfoggiato, è la sagra del tresto. E mettere che e magna anche a dirlo, sempre di riottamarirlo. E il bravo e moto ti puoi fare, ma solo che un canto riuscì a recuperare. E si riuscì a recuperare. Bevi! Il povero Forest cosa avrà mai combinato per meritarci un padrone così fulminato? L'ultimo anno del liceo ti ha fatto un bordeo, alla tua gestione è partecipata la 909 Sun Factory. No, e 909. Bevi! Bevi! E 909 Sun Factory ha creato. Sorseggiando anche. La tua carriera da tronista prometteva bene, sperando di non sbrullarti ancora in pene. La preside invece mi ha preso tre cretini e il giorno dopo voleva farvi chiudere baracche e burattini. Dalla nuzza in ginocchio vi siete recati, leccandolo in culo vi ha ringraziati. Beh, bello, quello. Yeah. Grazie! Bevi! Bevi! Perché hai sbagliato? Vi ha graziati, cioè. Ecco. Ah, mamma mia, Denise Anastasi in una sera è sedotto, ma solo ad una il culo è rotto. Alla amusement il tuo mito volevi consacrare, ma sei rimasto tu solo a ballare. Confermo. Il festone a fine se sta un buso e te si torna a casa in cassacco il muso. E con 100 euro in meno. De figa e festa se devo ricordare, ma di te nessuno ancora che parlare. Liceo era finito. Vedi riga 68 cos'è? Vai, 68, leggi! Bloccato la riga da Orco Dolò. Bravo, bravo, bravo! Bevo lo stesso! Sì. Bravo, bevi, bravo! Bevi per premiarti! A disegneria edile, o edile, ti sei matricolato e con le All Stars di Swarovski dice Io ho detto che erano top tutti quanti. Si è presentato, beh, chi non lo sa, avevo le All Stars con i Swarovskini. Molto eleganti, per ingegneria. Pausa un attimo. Pausa, mangia pausa. Che buono. Bevi, bevi. Mangia qualcosa. Magna, magna e bevi. Che no, visto che sapete che regola l'alcol, mi fate mangiare sta roba. Mangia che buono. Proprio. Ma sto spaga. Com'è? Se buono da un spaga? No? Tutti ti invidiano qua a cazzo. Mi piacerebbe mangiarlo. Dammi un po' di gin lemon piuttosto. Bevi che te paro basso. Sara! Ciao! Guarda dentro che te usi il pavimento. Guarda, guarda che roba. Dovevo salvare. Ti pare un porco. Nulla in confronto alle Prada rosse. Che anche il Papa le riconosce. La facoltà era molto impegnativa, ma dal Bader Ricky c'era un'altra prospettiva. Tra Spritz, Brisco e 3-7, te sei passato e voglia le tette. Il rendimento infatti ne ha risentito, tant'è che con Marani ti sei nervosito. Il voto dell'esame gli hai contestato, era quante volte l'hai riprovato e hai resiato. L'hai riprovato! Ah, riprovato! Bevi! Italia? Allora, ho letto Narne, vai avanti! Arrivato il secondo anno e ho conosciuto Narne, Lesinio Narne. Ed è stato lì che ho cominciato a cavarne. Composizione architettonica lui ti insegnava, ma l'acquario della casa non gli garbava. Era top. Con le bollicine, ragazzi. Che cazzo ride? Oh, ascolta. Non gli garbava. Della lezione non ti è bastato, in viaggio a Londra lo hai accompagnato. Con l'autista indiano hai avuto a che ridire perché il cellulare voleva farti sparire. L'ha fatto sparire. Bene, penso. Giusto. La mattina le visite eri assente per recuperare la smorria della notte precedente. Tutto bacchiato sei tornato nel continente con la solita faccia da deficiente. A guardare la Champions con gli amici ti trovavi, anche se alle tette di Micaela più attenzione prestavi. Perché le calcagne, cioè, calcagne. Allora cercate su.
Un doppio porno. Bevi che ti sei perso. Bevi che ti sei perso a riga. Ecco, sulla maglia di Snyder e la penna nero-blu a vedere la finale in tappa per anche tu. Con il Montenegro volevi sintetizzare, ma hai fatto il quadro di tasca e ti sei fatto a sfidare. Cazzo, è vero? Bastardi. Sarà stato Narni con Narni. Quando è che vogliare quello di moto, te? Prendiamo quello di moto? Domenica. Ah, ok. Io Alberto se può. Voglio fare nebbia. Si è fatto sfilare. Di sì, laureale. Dai. Se ti sei fatto. No, di sì, laureale. Cane il porco. Bevere. Di sì, laureale. La triennale in Tunisia. Perché cattà temporale. Il viaio con i grebi. Perché accomodà. Tu sei in California. Tu sei in Italia. Grazie, Silvia. Gli amici si mostrano il bisogno. Non te gà comodà, così in California ti siete là. E Silvia anche perché la bibita, la nebbia. Oh, Dino! Bello! Andrea! Andrea, anche la bibita ti annebbia. Chissà cosa hanno messo dentro lì. Ma se leggera, dai, ho fatto quello che fatto sì. Ma... ma alla fine, ma alla fine paga però. Ma fila con quella, chissà che cotte che c'è lì. No, lo scrittore. Sì. Allora, adesso che quando si aveva assistito. Puntualità e udito non si è mai detto. Puntualità. Puntualità. Cosa hai detto? Bene stesso. Non si è sentito. Ma anche il tuo forte. Sopra, gran piano. Bevi e gli stesso. No, gran cranio, perché rischia la morte. Rischia la morte. Bevi. Del mangiare si lamentava tutti quanti, ma se che ti a banane te che tira avanti. No, io non mangiavo banane. Era solo te mangiavi. Era tonico, ma se lo mangiavi. Anche se te mangiavi banane. E comprava due banane, una mangiava. È il vizio del gin. Perché è perso e dal Panda Express si vini un po' a rovescio. Grande quello. Già andiamo ancora. Il telefono di un cinese hai raccattato, le dita tra lo sbocco e hai infilato. Il telefono c'era lui. E hai infilato. La nostalgia di casa cominciavi poi a sentire, pensavi solo le cartoline da spedire. Adino, un forte abbraccio. Ricordiamo anche la Sardegna, dove di sicuro non mancava la fregna. Hai voluto scommettere con Alberto, ma quel pesce il culo ti avrebbe. Ma quel pesce il culo ti avrebbe aperto. Devi te sbagliare. E non l'hai mangiato, è distante. E soprattutto io lo volevo mangiare. Non l'hai mangiato. Poi hai rigirato la frittata, poi però. La frittata, ma almeno alla sera la vodka è seccata. Un altro pesce ti è rimasto in mente quando in Croazia hai incontrato un parente. Che bigolo! Hai esclamato. E lui in costume si è subito infilato. Tu fratello. Mauri! Siamo nudisti in Croazia. Dicono! La vacanza migliore è stata quella autogestita. Ma la smart box dov'è finita? Ora meglio buttarsi altre cose nel cestino. Il KX è peggio di moto. Io non leggo ste robe. Il KX è dopo. Vadi! Il KX dove cazzo è? Bevi! Bevi, non c'è scritto dove cazzo è! È peggio di un motorino. Sti barboni con l'onda. Ogni uscita è una tortura. Fa 2 metri e ha una rottura, non è vero. Corona, freno e pedalina. È rotto in una sola mattina. Tra salti, busi, sacchettoni, te sei soltà a parare anche i maroni. Per una volta nella tua vita sei andato a sinistra e col Defender brutta te la sei vista. Con la Owi. Ignorante! Oui, cos'è? Leggi! Cos'è? La Wii sarà! Cazzo, passate dal dialetto veneto al francese, cazzo! Pensiamo la... poliglotti! Con la Wii! No! Bevi! Ehi, bevi! Bevi! C'è scritto! No, c'è scritto! Vero, non è che con la Wii! Bevi! Sentivi un esperto?
ma con un colpo il lampadario è aperto. Nonostante tutte le cazzate che hai combinato, finalmente dottore ti hanno proclamato. Amen. Dottore! Dottore! Numero uno! Dottore! Che odore! Che odore del muso del culo! Fanculo, fanculo! Brusore! Brusore! Brusore del muso del culo! Fanculo, fanculo! E collega questo. Ringraziamenti! No, scusami! Bevi, ti hai sbagliato! Bevi! Frasi celebri! Fatti i pressi! Di gusto comunque. Casa mia Zenuboio. Che peo? Che peo? Top gamma, fatti cassi tui, babbo cinese, bestemmia random, tipo quarto di no. Amore, amore tanto triste. Grazie. Coca-Cola 10 euro, stacca mattina, massima video. Cinegro, che checca, nonno Nanni, Diuga, bevi. Dottore, 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 vaffanculo, vaffanculo. Ringraziamenti a Torino e Sevenilla per avermi supportato fino ad oggi. A tua amorosa Silvia per mandarti sempre in bianco, grazie amore. A Marco per le bevute della domenica. A Federico per le partite a Diablo. Al Pellegrino del Capolino 88 per averti dato gli avanzi come spunzetti. Al Porca Vacca, no, al PV. Al PV, scusate. Sbagliare forza, può bere. Perché quando nomini il PV. Al PV per abbeverarti tutti i weekend. Al campo di volo delle feste tricolore per averti espulso. Sì. Al pulpito senza il quale non potresti mai volare. Bevi, bevi. La tribo Arden. Quello giusto che. Bevi anche, va che. Stock. Idropompa. Così. Bisogna sempre ringraziare. Cos'è? Assunca. Spiega. 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 Ah, è vada, spiegare. Idropompa. Lo portano. La Claudia. La conosco. Ah, non so. Chi è? No, mi hanno detto, Ti hanno detto. Gli hanno detto. Una voce. Ciao Francesco. Un abbraccio. No, grazie. Dottore. Dottore. Si fermi troppo. Passo un cane. Per l'appartamento che hai distrutto si può. Vai! Perché l'ultimo giorno quando siamo partiti ho pensato bene di distruggere tipo un vaso, una lampada. Sì. L'hai fatto. Ho lasciato 20 euro. Croazia. 10 cune. 10 cune sono 1,20 euro. 10 cune e 10 euro. Mi hai lasciato due robe. Grazie, vero. Allora, a Rossi AeroT. E vi consiglio www.rossiarotin.com. Al pompito che hai creato, l'aperitivo della domenica per farti arrivare sempre tardi a cena, a Campari, rum e tequila, no, per averti ridotto in questo stato. Ti staccherà su. C'è anche la destra. No, scherzando? Sta Campari, rum e tequila qua dentro. No, quello è dopo. Mettiamo questo, quello è dopo. Marco? Alla Durex. A Groupon per averti fatto mangiare un posto stupendo, un dei posti più belli. Bevi! Bevi! Andrà via subito! Dottore! Dottore! Dottore del muso del culo! Vaffanculo, vaffanculo! Ai gatti del sardo, al Bindu, a Biliardi Schiavon per averti finito il telo. Finito? A Miliari Scavò per averti fornito il telo, compagno di sbronzo. Basta! Ma sto bene, scomiscià! No, dai, sbrigati! A Ciuno dell'aereo per averti spaccato un armile. All'Inter per averti preso per il culo. Che pezzo. Alla Kawasaki per i soldi che ti hai estorto. A WhatsApp perché sei l'unico ad aver pagato 89 centesimi. Sì. Siete dei baboni però, ha pagato 89 centesimi, cazzo. A casa Kenton per l'ospitalità. Miria!
Oh! Dai, ah, no, bevi un gotto! Ma calorie! Ma non mi tanto! Brava, no! Ecco! Scusami! No, scusami! E butto del piove che è ora, non so! Ma rimetti! E ora, a casa Kenton per l'ospitalità, grazie Dino, grazie Fabri. Anche se vostra figlia mi ha ridotto così. A Silvia per averci detto solo per tiro ultimato che ti chiami anche Pierpaolo. Sì, sì. Bevo. A Pierpaolo per essere arrivato secondo. A Silvia, Alberto, Sara, Miriam, Matteo, Diana, Dennis, Gus, Zan, il topo. Dopo Gizio, per averti invidiato con questo papiro. Dottore, dottore, dottore del muso del culo, affanculo, affanculo. Chiodore, dottore del muso del culo, affanculo, affanculo. Bruso, brusore, brusore del muso del culo, affanculo, affanculo. Ma è finita? Spero di sì. No, no, veramente. Fare un bagnetto. Grazie a tutti, ragazzi. Abbiamo portato lo shampoo. Un abbraccio. Acqua che ne è. Con calma. Si aspetta che adesso ceretta. Ti arrangi. Il polpo. La foto di Gino Tavira. Non è che purtroppo, ma mangi a fine, se no ti compriamo. Dennis. Numero uno, Andrea. È che è entrata, no? Andrea, sta fermo là. Cos'è Staffe? Ehi. Sì, è bella, ma te la sta sporcando. È tua, eh? È addirittura! Casa tua! Il mio progetto è molto... L'hai progettato tu? Speriamo che studi sul cemento se giusto. Adesso abbracci tumorose. Sì, esatto. Posto! E anzi, sì, è vero, infatti, che lo spago è portante. Bene, ciao! Megate! Cosa stai combinando? No, ma così, perché è troppo forte. La tracolla. Che barbone, però, la tracolla. No, vedete che distribuirsi in giro. E di raccattare sì, i soldi. Sono monco anche, cioè. Bevi allora, dottore! Dottore! Dottore il muso del culo, vaffanculo, vaffanculo. Stecchio d'ore. Da posto Andrea, sì. Tenete il maestro. Ti sento il maestro. Vai Mario, i tuoi amici. Dagli un bigliettino a loro. Dagli un bigliettino a loro. Spiegagli cosa devi fare. Questo no! Oh, oh. Mi hai fatto tre bigliettino? No, il padre sta buonando, non lo sta fare. Ma lei si deve tanto... Sto respirando, nonna. Buttiamo via tutto qua. Dai, nonna, tutto. Andrà anche te. No, ma per farle vedere a Luca. Vieni in negozio domani così, Andrea. Va bene, posso provare? Dai, che qualcosa ti rischio.
Addirittura! Subito! Così facile! Eh sì, è che bigliettini che hai! Basta, basta, basta! Togliti, ingegnere! Ingegnere! Che rione, cambiati, non mi cambiati. Guarda, ti credo che Verdi sia deciso perché mi stia in giro. Che roba che hai intorno? Cosa manca, mamma? Cosa manca? Andre, vieni, va, va. Metti in borsa questo. C'è il cerettino per ispirare meglio. Quando lo fai a nebbia e la farina. Però lo tiro a questo processo. Si può andare? Si comincia da poco. Grazie, grazie. Grande. Andiamo al bar. Se è penso, dove si va adesso? Sì, sì. Al bar viene così. Andiamo bene. Io vengo così, oh. Manderanno fuori. Guarda, stato. Mamma mia! Miria! Sei che buttare! Guarda che qua hanno detto che è su solo il muro del legno. Buttiamo dentro il piove. No! No, dentro che è grande! No, sento quanti uvi che porto via! Bisogna che le ine apposta! Ma io le ho risparmiate le uova! Che ti ho godito me? Ma ste garissi vu che il coraio là! Sì, sì, sì! Sì, io non formo! Andiamo, dai, basta! Questo qua è prestissimo. Vieni, Marco. Attaccaglielo dove vuoi. Vieni qua, vieni qua. Un po' presto, Marco. Madonna, ma è bellissimo. Oh, si dia. Sono bellissimo di me. Facciamo camminare bene. Hai letto troppo velocemente, doveva essere lungo il papiro. Cazzo! Ma guarda, ci sono un cazzo quel cazzo di terrazzo. Un crapo! E Tamara? È fuori. Oh! Oh sì! Calmo qua. Madonna! La foto! Dai, una foto con Silvia! Ma stai lontano! Zappa barbone! Barbone! Bravo! Solo per mettere peso, vero? Babbone! Babbone! Madonna, ma si troppo sentire! Grazie! Ti voglio bene, ragazzi! Ci puoi comprarti una casa di cartone vera! Tieni! Dai che sabato offri da bere! Se spulpemo! Babbone! Collo su, sai che. Andrea! Presente. Presente. Ubriaco. Metti. Live upload. Beh, questa la metti su YouTube. Beh, ma certo. Questa sì, l'ultima. Certo, si mandi il link dopo. Ma stiamo facendo foto o video? Siamo in diretta. Video, è un video in diretta. Video in HD su YouTube. Come fa a durare 8 anni? Sì, e carica 2 giga e mezzo di video. UHD. Full HD. No, puoi caricare di video. Anche 20 giga può caricare. Anche 20 giga può caricare. www.youtube.com/Renato. No, che deve fare solo. No, deve fare solo Renato Zibio, basta, poi li apri tu, c'è la foto Renato mia. Zibio, lo cerchi e c'è la foto mia, eccola. No, stiamo qua. Grazie Rani. Sì, catering. Perché altro. Che famo? Andrea, questo è altro. Sì, mai filmato la cintura? Sì, anche quello. Sì, cosa che c'è scritto? È una... Sì. Fermi la strada. C'è no, non si vede. No, no, no. Tutto che vibra. No, guardati. Stai caldo col pomodoro? No, io lo sto caldo. Piano. Marco! Dove si va? Va bene, ora che arriviamo là, mezz'ora. Non lavano per strada. Che cosa fanno? Va bene, all'acqua c'è frigo, non mi sono messo l'acqua di frigo in barco. Ora che arriviamo là ci vuole mezz'ora. Mamma, hai detto, ma questo è piatto, questo è piatto. No, guarda che andate su YouTube. Benissimo. C'è il suo blog. Sì. Ah, basta che scrivete Renato Zilio e il suo tutino. Perfetto. Ne ho tantissimo, ne ho questi qua che ho fatto.
4 ore di video. No, quando un'oretta qua sarà. Ah, fai un'ora. No, questo qua metto l'ultimo qua. Sì, gli altri è più conservati. Vediamo, dopo solo io metto tutto io. No, ma questo è il più bello, voglio dire. Poi metto ancora la laurea. Ma devi andare con tutta sta roba. No, ma quello è più riservato. Seguite il rumore. Allora, mi sono lavorato in ingegneria civile. Bravo. E se vuoi ti progetto la casa, però ti ho un'offerta di un centesimo più o meno. Massimo un centesimo. Dai, metti un centesimo, così fa peso e resta poi davanti. La serai sì. Non passerà mai più per di qua. No, ce l'ho, un centesimo, vara. È piccante, capito? Il tuo primo cliente. Grande. Come ti chiami? Grande Giulio. Cazzo, inizi già a chiedere soldi in giro. Apposta. Quindi due bigliettini di severità. No, così finiscono presto. Ma no, vabbè, dai, basta uno. Vabbè, due ne va. Troppo sentito. Dai il resto. Grazie. Buon abbraccio. Ciao, no, scusa. No. Scusa di bravo! Ciao, Andrea! Andrea! Grazie, Giulia. Bisogna che sia. Lei vuole contribuire. No, no, no. alla platea non dai i bigliettini. Ti ho dato 3 punti. No, no, basta. Dai, mamma, come ti spissi la conserva. Ho fatto la conserva. Ti senti? Cos'è tempo, ha detto. Dai, dai, che ne sei un'altra. Dai, avanti. Vai, l'unica che va. Addirittura, grande Filippo. Madonna, ora Sky. Pezzo grosso, cacchio. Dai il bigliettino. La casa è assicurata. Ah, ma sono anche diversi. Vai Rossi, bravo Nino, sicuramente. Ciao. Hai sentito che pure Regno ha un blog? Chiedo una sedia al piano, ma comunque secondo me puoi andare dritto. Sì. Questo te lo metto. Vai, metti. Ciao Andrea, questo te lo metto, l'ultimo che ho fatto battuto. Gli altri no, ma sono più riservati. Se vuoi, questo sì. Ma hanno fatto anche il fumo qua, guarda che roba seria. Dove? Nel cammino della casa. Questo è scomoroso, eh. Ma resiste questo a...
al peso dei soldi. È più forte la scatolina che la casa. Sì, l'avete fatto. Però serio. Ok, ok. La figlia ha tutto chiaro. Vai. Buona parte. Ha detto di andare via. Arrivati in Piazza Eremitani. Vai, vai, vai. E c'è, trova clienti, sono qua. Finiscono i foglietti, sì, hai solo quelli. Come solo questi? Ostia, ma hai visto quanti sono? Non ho fatto così. Dai, vediamo finito. Questa, dai. Vai, vai, vai. Non scappare. Ciao, come ti chiami? C'è ancora un'offerta. La cassa sta tipo un centesimo, due centesimo. Non so bene perché, però... Porta fortuna, porta fortuna, eh? Devi fare il tuo parco clienti e dai il biglietto da visita. Non so se... Ehi, cazzo, sì, serio! Cazzo, dalle il resto! Perché dicono che erano due, ma che piccata! Dai, dai il biglietto! No, devi metterlo da visita! Grazie mille, non disturba, sai. Buona giornata. Sì, sì, lei è... No. Abbiamo trovato 4 clienti, cioè. No, 4. Vai, vai. Vai, vai. Ma che cosa, non mi hai sotto il mondo. Dai, no, aspetta.